io mi sento oggi così in questo contesto di scienza, un avvocato, un magistrato, sembrano degli alieni in un contesto del genere. In realtà poi non è così, perché noi abbiamo assoluta necessità di queste valutazioni scientifiche ogni giorno nell'applicazione poi del diritto. Perché come ci aveva anticipato il Presidente Lomastro, molte decisioni, direi dei processi più interessanti, più affascinanti, sono prese sì dal giudice che è il perito dei periti, ma sono prese sulla base degli argomenti che voi uomini di scienza ci fornite. E diciamo, naturalmente dal suo punto di vista, il Presidente Lomastro si è soffermato su quella che è la consulenza tecnica d'ufficio, quindi del suo rapporto di giudicante con il consulente del giudice che fornisce delle soluzioni scientifiche e tecniche indispensabili per l'applicazione del diritto e quindi per il raggiungimento della giustizia, diciamo. E io dal mio punto di vista come avvocato invece vi segnalo rapidamente, perché poi l'oggetto della mia relazione è un altro, vi segnalo la importanza anche della vostra funzione di ingegneri, mi rivolgo soprattutto agli ingegneri invece presenti in aula, anche nel ruolo di consulenti tecnici di parte, perché determinate cause si risolvono non tanto per le capacità degli avvocati o dei magistrati, ma si risolvono in realtà per le grandi capacità dei tecnici a cui noi ci affidiamo. Non posso mai dimenticare un concetto espresso dal Colonnello Bernabei, già penso in uno dei libri che abbiamo fatto quando ci spiegò che un materiale non si rompe mai da solo, ma c'è sempre una responsabilità umana, che è quella che noi ricerchiamo nell'ambito di un processo, che è quella che noi cerchiamo di individuare per attribuire delle responsabilità. Perché? Perché mentre un tempo, ormai per fortuna è andato, diciamo, le responsabilità si seppellivano insieme alle vittime, oggi invece l'evoluzione giuridica, che per fortuna c'è stata, mira sempre ad individuare dei responsabili. E allora quando c'è una rottura di un materiale non possiamo, diciamo, dire che questa è stata una fatalità, ma dobbiamo individuare le responsabilità. Se si rompe un materiale, il materiale si è rotto o per un errore di progettazione o per un errore di produzione o per un errore di utilizzazione. E facevo in un convegno precedente che abbiamo avuto, diciamo, sempre presso questa meravigliosa facoltà di ingegneria, l'esempio di un aereo che va in stallo e quindi in altri tempi si sarebbe liquidato tutto con un incidente così dovuto al fatto. Ma non è così, perché quell'aereo, vedemmo attraverso anche l'analisi di una sentenza che poi si era interessato a questa sciagura aerea, era stato sovraccaricato rispetto a quelle che erano le possibilità che l'aereo stesso poteva, come dire, avere caricato. Quindi c'è sempre un errore umano, e quello che noi facciamo, il giudice, ancor più dell'avvocato, ovviamente, è l'avvocato dalla parte del cliente che deve difendere, quindi di individuare la condotta che abbia determinato l'evento e, come diceva il Presidente Lomastro, soprattutto il nesso di causalità tra condotta ed evento. La condotta può essere, al di là delle, diciamo, elucubrazioni filosofiche, questi concetti partono da Hegel sulla condotta, che in un contesto così scientifico vanno assolutamente evitate, è in realtà, per essere concreti, un, diciamo, comportamento dell'uomo che determina una conseguenza che abbia una rilevanza giuridica. Questa condotta può essere commissiva, quando determinata da un'azione,
o omissiva quando invece c'è un non facere, ma c'è un non facere che invece non è consentito, perché per il nostro mondo giuridico non evitare un evento che sia l'obbligo di evitare equivale a cagionarlo. Quindi la condotta omissiva ha la stessa pesante conseguenza penale di un'azione. E allora la condotta determina un evento. L'evento quindi è il risultato dannoso legato a quella condotta. Ma tra condotta ed evento è necessario che vi sia un nesso di causalità, cioè un aggancio, una conseguenza logica, un passaggio. Quella condotta determinando quell'evento. Il nesso di causalità è il passaggio logico tra la condotta e l'evento. Perché noi entriamo nel vostro campo e voi nel nostro? Perché sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, che quindi mi spiega qual è la condotta imputabile all'imputato nel processo che, diciamo, idealmente stiamo svolgendo, siete voi ingegneri che, diciamo, spiegate a noi quale sia la condotta imputabile, la condotta ascrivibile all'imputato. Poi noi ci mettiamo del nostro a proposito di nesso di causalità, perché il nesso di causalità è vero che è illustrato dalla vostra consulenza tecnica d'ufficio, che rappresenta, diciamo, e ci spiega il passaggio logico di quella condotta che ha determinato quell'evento. Però noi vi sappiamo anche difendere e allora vi possiamo, diciamo, aiutare, perché molto spesso, vi permetto, fate gli scongiuri che dovete fare, gli ingegneri spesso sono imputati quando sono direttori di stabilimento, quando succedono degli incidenti negli stabilimenti, quando si siano violate norme di sicurezza. Allora, se la condotta è immediatamente riferibile all'evento, c'è ben poco da fare, perché si individua il nesso di causalità, si contesta a questo ingegnere, diciamo, una determinata condotta, questa condotta può seguire una condanna. Ma il mondo giuridico qui diventa utile anche a voi, il mondo scientifico. Perché? Perché si vanno ad individuare eventuali ragioni che da sole possano aver determinato l'evento, a prescindere da quella condotta, diciamo, di questo ideale ingegnere imputato. Cosa significa questo? Che se sussistono ragioni che da sole sono sufficienti a determinare quell'evento, abnormi, non prevedibili, queste ragioni determinano una interruzione del nesso di causalità. Quando c'è interruzione del nesso di causalità, quella condotta non è più sanzionabile penalmente. Quindi, come vedete, c'è un assoluto interscambio di funzioni, di competenze, e quindi questa è la ragione poi del corso che noi facciamo, e per questo ringrazio il professor Gentile di, diciamo, organizzare questo evento, che mi ha dato, diciamo, l'opportunità e l'onore di essere qui. È per questo che noi facciamo proprio il corso di ingegneria forense. Cioè, come vedete, sembrano due materie del tutto diverse, che però vanno in un connubio, diciamo, indispensabile e soprattutto molto frequentemente vicino nelle aule di giustizia. Cioè, l'ingegneria, la scienza applicata al diritto, il diritto che serve la scienza per la soluzione di problemi poi nelle aule di giustizia. Ora, diciamo, la relazione del presidente Lomastro è stata assolutamente esaustiva. Io, però, per il taglio più pratico che voglio dare a questo mio breve intervento, voglio anche segnalarvi un aspetto, gli ingegneri presenti lo sanno molto bene, magari gli studenti che si stanno laureando un po' meno. Questa delle consulenze tecniche d'ufficio è anche un'eccellente, come dire,
strada professionale, perché oggi diciamo sempre più complesse sono le vicende che si pongono davanti alla giustizia, ai magistrati, e quindi c'è un vero e proprio, come dire, sbocco professionale per voi giovani ingegneri, perché magari gli ingegneri, ecco, che importanti professori universitari, ingegneri che hanno studi già molto affermati, possono anche trascurare un aspetto che è quello appunto dell'ingegneria forense, ma per i giovani io credo che sia anche un pratico e interessante, affascinante sbocco professionale. Ora, diciamo, qual è la funzione del consulente? La funzione del consulente, a mio avviso, è quasi, come dire, importante come quella del magistrato, perché noi abbiamo portato qui il presidente Nomastro, che è uno dei più bravi magistrati che abbia incontrato nella mia carriera professionale, che è abbastanza lunga. Però lui è un grande giurista, ma naturalmente non potrà mai ricostruire un evento, diciamo, che invece richiede la vostra competenza scientifica. Io, per non annoiarvi, vi porto su un processo, su un argomento concreto, pratico, che abbiamo avuto nelle aule di tribunale nei giorni scorsi. Allora, la morte di un operaio, purtroppo, che rimane schiacciato sotto una macchinaria. Bene, come potrebbe l'avvocato Savera o il giudice Nomastro stabilire di chi è la responsabilità? È indispensabile la conoscenza assolutamente tecnica, specifica, del macchinario, dei sistemi di sicurezza, se fossero o meno adeguati, idonei. Quindi noi possiamo certamente rappresentare il giudizio delle tesi difensive, ma che siano strettamente legate. Noi andiamo a rappresentare, speriamo nel migliore dei modi, le consulenze vostre, degli ingegneri, perché io ho dei consulenti di parte, il giudice ha dei consulenti tecnici d'ufficio, e c'è uno scontro di perizie, e solo così possiamo individuare effettivamente chi sia il responsabile di quella morte. Per esempio, inizialmente si era ritenuto che ci fosse solo ed esclusivamente un errore di progettazione del macchinario, perché un sistema che dava la sicurezza e quindi toglieva l'allarme aveva consentito a questo operaio di entrare all'interno del macchinario per vedere perché si era inceppato. Se il macchinario riparte, purtroppo uccide l'operaio. Non c'è solo quella responsabilità, perché attraverso una perizia di un vostro collega, per esempio, si è accertato che oltre al cattivo funzionamento del macchinario c'era anche una cattiva abitudine dell'azienda che utilizzava questo macchinario, che consentiva ai lavoratori di utilizzare delle chiavette che bypassavano il sistema di sicurezza. Ecco, quindi voglio dire, che cos'è, per, non voglio annoiarvi, ma vi voglio rappresentare concretamente in cosa consista la interruzione del nesso di causalità. In quel momento, se io fornisco la chiavetta che bypassa il sistema di sicurezza e la fornisco in modo indiscriminato a tutti gli operai che lavorano su quel macchinario, c'è non un'interruzione, un travolgimento assoluto del nesso di causalità, perché non basta più neanche, diciamo, il cattivo funzionamento del sistema di sicurezza a determinare la responsabilità per la morte dell'operaio, perché c'è stato un qualcosa di ulteriore, di sopravvenuto, di impensabile, di abnorme, che ha interrotto del tutto il nesso di causalità. E quindi la responsabilità è di chi abbia consentito l'utilizzo di quelle chiavette. È il solito esempio che io spesso faccio nelle conversazioni con gli studenti. Come vedete, queste scale hanno la striscia
antiscivolo, che in tutti gli edifici pubblici è obbligatoria. Quindi, se non vi fossero queste strisce, il capo del dipartimento, il nostro carissimo professor dell'Isola, sarebbe responsabile di una violazione delle norme di sicurezza. Poi parleremo magari solo brevissimamente di delega di funzione. Ma se io scivolo perché non c'è questa striscia, il capo dipartimento è responsabile o il suo delegato alla sicurezza. Se invece io, pur non essendoci la striscia, mi butto da lì su per fare un salto triplo, evidentemente questa mia condotta imprevedibile ad norme interrompe il nesso di causalità e quindi non ha più nessuna importanza che lì non ci sia la striscia antiscivolo. Questa è la necessità del nostro intervento su questioni tecniche, proprio per rappresentare con quelli che un tempo in modo dispregiativo si chiamavano i cavilli giuridici, che consentivano anche di far assolvere i colpevoli, ma diciamo questi sono concetti giuridici che sono applicati su quelli che sono poi, diciamo, le conoscenze scientifiche che solo voi ci potete dare. Perché ho parlato, e concludo rapidamente, ho parlato di delega di funzione. Questa è un'altra cosa che noi facciamo nel corso di ingegneria forense. Che cosa è la delega di funzione? È una cosa che vi salverà, ragazzi, la responsabilità future. Perché un tempo, diciamo, l'anello più debole all'interno di una struttura aziendale era sempre, diciamo, il lavoratore, il dipendente, magari il giovane ingegnere appena assunto, perché succedeva un incidente e si diceva: no, ma io avevo delegato al giovanissimo ingegnere Tizio. Oggi non è più possibile una cosa del genere, perché c'è una struttura, un vertice piramidale, c'è una delega di funzioni che deve avere una data certa, che deve essere fatta per iscritto in modo che non possa essere influenzata successivamente, deve essere data ad una persona che abbia l'idoneità e le capacità scientifiche per svolgere quel ruolo e deve essere una persona che abbia anche la gestione di un budget economico che gli consenta di intervenire, perché altrimenti io, datore di lavoro poco serio, che cosa faccio? Do questo ruolo al giovane ingegnere che è seduto lì, poi però non gli do i soldi per intervenire e per mettere le strisce antiscivolo, quindi succede una cosa, la sua responsabilità non ci sarà se non avrà avuto anche il budget economico per intervenire ad emendare tutte le violazioni della legge sulla sicurezza. Ecco, tutte queste cose, diciamo, noi le cerchiamo di capire meglio in queste conversazioni con gli studenti e credo e spero che vi saranno utili nello svolgimento della vostra professione. Grazie.